Buonasera e bentrovati al consueto riepilogo delle notizie più importanti della settimana. Lunedì 21 dicembre peggiora la qualità della vita a Palermo, a denunciarlo l'annuale classifica redatta dal Sole 24 ore. In netto peggioramento la qualità della vita a Palermo, lo denuncia la classifica redatta annualmente pubblicata dal Sole 24 Ore, che quest'anno porta a 110 le province prese in esame e colloca il capoluogo siciliano al posto 106. Sei le aree tematiche considerate: servizi, ambiente, salute, popolazione, ordine pubblico, tempo libero, tenore di vita, affari e lavoro, per un totale di 36 indicatori. Le città siciliane non sono mai state in alto in questa classifica, ma Palermo mai così in basso. A contendere il primato negativo Messina al 104° posto, ma tutte le città del sud sono in basso. E cosa ancora più preoccupante, nelle due province la qualità della vita sembra essere peggiorata, entrambe calano di una decina di posti. Le segue a ruota Caltanissetta, che mantiene la 102ª posizione. Le altre province stanno tutte sotto metà classifica, con Ragusa che porta sulla regione 78° posto, Agrigento e Catania fanno comunque meglio rispetto allo scorso anno, guadagnando alcuni posti. La città dei templi 10 posizioni, Enna 8 e il capoluogo etneo 4. In discesa invece Trapani meno 4 posizioni e Siracusa meno 7. Guardando invece i dati nazionali, la medaglia d'oro va a Bolzano, Milano in seconda posizione, la capitale è Roma al 16° posto, arretra di 4 posti in un anno nella classifica. Dopo l'apertura della Porta Santa in cattedrale, che ha dato il via al Giubileo a Palermo, il nuovo arcivescovo, Monsignor Corrado Lorefice, è salito a Monte Pellegrino per l'apertura della porta del santuario di Santa Rosalia. Ha aperto la Porta Santa nel luogo culto della devozione cittadina, al santuario di Monte Pellegrino. Don Corrado Lorefice, il nuovo arcivescovo di Palermo, domenica mattina ha raggiunto il santuario per aprire, dopo quella della cattedrale, la Porta Santa della chiesetta della Santuzza incastonata nella roccia. Tanti fedeli che sono saliti in cima a piedi, in bicicletta o a bordo delle navette dell'AMAT. Dal pulpito durante l'omelia, Don Corrado ha rivolto un pensiero ai senza casa, ai cassintegrati, a chi ha perso il lavoro. Apriamo le nostre case, ha detto l'orefice, che ha raccontato dei due fratellini rimasti orfani che per 8 mesi fino all'adozione hanno vissuto a casa sua quando lui era un bambino. L'orefice ha poi esortato i fedeli ad un cammino interiore e ha parlato anche della Santuzza, una donna che non è scappata dal mondo ma che ci ricorda che se non cresce l'uomo interiore non cresce l'uomo intero, ha detto. Don Corrado, che non ha nascosto le lacrime di commozione, ha promesso che presto farà la chianata a piedi. Ad ascoltarlo c'erano fra gli altri il sindaco Leoluca Orlando, il parroco di Monte Pellegrino Don Gaetano Ceravolo, la presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio, il missionario laico Biagio Conte e qualche cittadino tamil, comunità devotissima Santa Rosalia. Anche ad Altavilla Milicia si è svolta la cerimonia di apertura della Porta Santa al santuario. A celebrare il rito il cardinale emerito di Palermo, Paolo Romeo. Per noi è un'occasione fondamentale questa, sia per la nostra fede, perché sappiamo tutti che il comune di Altavilla Milicia ha una fede mariana immensa e quindi diciamo che è un'occasione importante poter aprire questa porta. La porta è semplicemente un simbolo proprio, però non dimentichiamo che appunto siamo nel giubileo della misericordia. Misericordia appunto perché tutti dobbiamo avere un poco più di pazienza, dobbiamo essere un poco più buoni, siamo anche nell'attesa del Natale e quindi pensare un poco di più agli altri. Questo deve essere proprio un'occasione di riflessione, a parte che non è da perdere appunto l'indulgenza plenaria, perché come sappiamo oggi chi attraverserà quella porta riceverà l'indulgenza plenaria. L'indulgenza plenaria deve essere un'occasione proprio per la ripartenza. Ripartenza appunto dai sentimenti buoni, dai sentimenti verso il prossimo, verso chi sta meno bene di noi. Quindi per noi deve essere un'occasione di riflessione e un'occasione per il prossimo. Grande successo di pubblico al Teatro Massimo di Palermo per il concerto natalizio del coro gospel organizzato da Volotea. Un
grande successo di pubblico, oltre 1200 gli spettatori che hanno affollato la platea del Teatro Massimo di Palermo per applaudire il concerto natalizio del coro gospel Volotea per la Sicilia, giunto alla sua seconda edizione, un concerto che la compagnia aerea low cost ha voluto regalare alla città di Palermo. Dopo il grande successo dello scorso anno non potevamo mancare con una nuova entusiasmante edizione del nostro speciale concerto natalizio, ha commentato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea. In molti ci hanno scritto durante le scorse settimane chiedendoci di organizzare un nuovo appuntamento al Teatro Massimo per festeggiare insieme il Natale e non ce lo siamo fatti ripetere due volte. Abbiamo voluto preparare uno speciale regalo di Natale per la città di Palermo, offrendo la possibilità a 1200 spettatori di assistere ad uno spettacolo unico ed emozionante a base di musica, gospel e tanto divertimento. L'evento ha riscosso un enorme successo, coinvolgendo non solo i più giovani e gli amanti della musica, ma anche le famiglie. Tra i partecipanti, infatti, molti genitori e nonni che intonavano insieme ai figli e ai nipotini le note di alcune delle più celebri melodie natalizie. Martedì 22 dicembre, arrestati trafficanti di uomini responsabili di una serie di disperati viaggi verso le coste siciliane. Drammatico l'epilogo di uno di questi che causò la morte di circa 300 persone. Nessuno sale sui gommoni se non abbiamo i nostri denari, noi siamo dei businessmen. Così si vantavano al telefono i trafficanti che facevano parte del racket che avrebbe gestito la tratta di migranti tra le coste libiche e la Sicilia. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto di Palermo, Maurizio Scalia, e dai sostituti Geri Ferrara, Alessia Sinatra e Claudio Camilleri sono partiti dall'analisi dei numeri trovati dentro un telefonino satellitare rimasto su un gommone. Tre cittadini extracomunitari responsabili di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata dalla transnazionalità sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Palermo e d'Agrigento in collaborazione con la Capitaneria di Porto. Gli indagati, accusati di essere dei mercanti di uomini, hanno organizzato una serie di viaggi alla speranza a bordo di gommoni provenienti da porti libici che, in più soluzioni, hanno raggiunto, attraversando il canale di Sicilia, le coste dell'isola. I fatti risalgono all'anno in corso. I trafficanti, dietro il pagamento di un corrispettivo di $2.400 per ciascun migrante, promettevano e garantivano il raggiungimento attraverso la Sicilia di mete nord-europee. Tra gli odierni arrestati anche l'organizzatore di uno dei viaggi tra la Libia e Lampedusa, nel corso del quale è avvenuto il drammatico naufragio in alto mare che ha causato la morte di circa 300 migranti, di cui soltanto 29 corpi sono stati recuperati. Sono in corso attive ricerche per la cattura di un quarto soggetto attualmente latitante. Mafia, operazione Torre dei Diavoli. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito altre tre ordinanze di custodia cautelare in carcere. I destinatari sono accusati dell'omicidio di Salvatore Sciacchitano. Ancora arresti nell'ambito dell'operazione eseguita dai carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Palermo, denominata Torre dei Diavoli. Scattano adesso altre tre ordinanze di custodia cautelare in carcere. I destinatari dei provvedimenti, già detenuti per altra causa, sono accusati dell'omicidio di Salvatore Sciacchitano e del tentato omicidio di Antonino Arizzi, nonché dei reati di detenzione e porto d'armi. Le ordinanze riguardano Salvatore Profeta, 70 anni, accusato di essere il mandante dell'agguato insieme al boss Natale Giuseppe Gambino, il figlio di Profeta Antonino di 26 anni e il genero Francesco Pedalino di 37, ritenuti gli esecutori materiali. Il GIP di Palermo ha inoltre convalidato i fermi dell'11 dicembre scorso nei confronti di Giuseppe Greco, Natale Giuseppe Gambino, Gabriele Pedalino, Domenico Ilardi, Lorenzo Scarantino e Francesco Urso. Nello specifico, Salvatore Profeta, uomo della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, dopo una detenzione di 18 anni era stato scarcerato alla fine del 2011 in virtù della richiesta di revisione del processo per la strage di Via D'Amelio. Antonino Profeta invece è stato indicato dagli investigatori come il figlioccio di Giuseppe Greco, che l'avrebbe scelto come proprio rappresentante particolare. Infine Francesco Pedalino sarebbe stato recentemente designato capodecina, ossia componente di una famiglia di Cosa Nostra, in genere a capo di 10 uomini d'onore.
Rappresentazione natalizia a Palermo per i disabili dell'AVOFI, dell'Associazione Volontari Famiglie Italiane Disabili. Come tutti gli anni abbiamo fatto e facciamo la manifestazione natalizia come un attimo di preghiera e tentiamo comunque sensibilizzare le persone e far vedere che anche i disabili, soprattutto loro da molti anni, fanno il presepe vivente. Credo che questa sia una particolarità che in Italia sia poco vista. Non so se siamo gli unici, io mi auguro di no. Quest'anno l'abbiamo fatta a Villa Dorothy perché è una bella chiesa e merita comunque dal giardino, dove i ragazzi possono trovare il verde, possono rilassarsi e dove ci stanno ospitando da un periodo di tempo per motivi un pochino più particolari. Non avendo più dove andare, il nostro amico Paolo Balsamo ci ha ospitato con tutti i miei disabili, 25, e grazie a lui abbiamo anche quest'anno fatto la rappresentazione del presepe vivente. Ma noi ha circa 8 anni che lavoriamo sul sociale, principalmente ci occupiamo di anziani che soffrono il dramma della solitudine, sono soli, abbandonati, quindi la nostra associazione cerca di aiutare tutti coloro che sono in stato di disagio, in stato di solitudine, anche come disagi economici. Cerchiamo un po' di alleviare questo dramma. La signora Rossella, che è una persona in gamba, che tratta particolarmente disabili, ha chiesto a noi se potevamo ospitarla e l'abbiamo fatto con grandissimo piacere. Alla chiesa madre di Bagheria il concerto natalizio degli alunni della scuola Giuseppe Cirincione. Volte è stato realizzato nel contesto delle festività natalizie, ma al di là della celebrazione per noi vuole essere un segno concreto di fattiva collaborazione con gli istituti scolastici. Pur nel rispetto della laicità della scuola siamo convinti che sui valori importanti della libertà, della legalità, della solidarietà, della reciproca accoglienza, compresi i valori religiosi che quando ci stanno riempiono di valido e positivo contenuto questi valori, noi siamo convinti che la collaborazione tra famiglia, scuola e parrocchia abbia una valenza incredibilmente forte e positiva per la crescita umana, sociale e, perché no, cristiana dei nostri bambini. Quest'anno siamo qui per rinnovare il concerto di Natale che la scuola Cirincione fa ormai da 6 anni presso questa chiesa. Abbiamo avuto sempre un'ottima collaborazione e quindi è una tradizione che vogliamo continuare perché crediamo molto nella sinergia con il territorio, con le famiglie, con le parrocchie, con il mondo sociale. Siamo qui a rinnovare, come dire, una collaborazione tra le varie agenzie educative e chiaramente colgo l'occasione per rinnovare a tutti i miei auguri di buon Natale. Fa la nina, mamma. Fa la nina, sopra la mamma. Si chiami.
mercoledì 23 dicembre, fermata una ricercatrice libica dell'Università di Palermo per istigazione a commettere reati di terrorismo. Il GIP ha convalidato il fermo ma ha rigettato la richiesta di misura cautelare in carcere. La polizia, su ordine della procura, ha fermato a Palermo una cittadina libica di 45 anni, ricercatrice universitaria nell'Ateneo siciliano, per istigazione a commettere reati di terrorismo. Era in contatto con diversi foreign fighters e faceva propaganda per Al-Qaeda sul web. La donna fermata si chiama Kaja Shabi e vive a Palermo da 3 anni. È ricercatrice in economia e riceve un assegno di 2.000 euro al mese dall'ambasciata libica. I PM di Palermo, l'indagine è coordinata dal procuratore Francesco Lovoi, dall'aggiunto Leonardo Agueci e dal PM Geri Ferrara, le contestano l'istigazione a delinquere in materia di terrorismo aggravata dalla transnazionalità. La polizia l'ha monitorata per mesi dopo alcune segnalazioni, accertando i suoi contatti con 2 foreign fighters, uno in Belgio, l'altro in Inghilterra. La donna avrebbe cercato di pianificare l'arrivo in Italia di un suo cugino, poi morto in Libia in uno scontro a fuoco, e avrebbe mandato diverse somme di denaro in Turchia. La ricercatrice sarebbe imparentata con esponenti di un'organizzazione terroristica coinvolta nell'attentato all'ambasciata americana in Libia nel 2012 e avrebbe fatto propaganda sui social ad Al-Qaeda. Ma il quadro grave proposto all'accusa non ha convinto il GIP, fermando Sestito, che ha convalidato il fermo ma ha rigettato la richiesta di misura cautelare in carcere. Sequestro di beni da 10 milioni di euro, colpiti gli imprenditori Spallino, sarebbero prestanome del boss latitante Matteo Messina Denaro. Ancora un duro colpo al patrimonio riconducibile alla famiglia mafiosa di Castelvetrano è stato inferto dai carabinieri delle Rosse del Comando Provinciale di Trapani, che questa mattina hanno dato esecuzione al sequestro emesso al Tribunale di Trapani a carico degli imprenditori Antonino e Raffaello Spallino, che sarebbero prestanome del latitante Matteo Messina Denaro. I provvedimenti richiesti alla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo hanno interessato le province di Trapani, Palermo e Reggio Calabria, colpendo l'ingente patrimonio accumulato da 2 imprenditori per un valore complessivo di 10 milioni di euro. I sigilli sono scattati per 12 imprese e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e della raccolta di rifiuti. Sotto sequestro sono finite attività agricole, edili di ristorazione e gestione di immobili, 34 immobili tra appartamenti, uffici, autorimesse, magazzini e terreni, 28 rapporti bancari e 5 autocarri. L'intervento di Erno scaturisce dalle indagini sulla ricerca di Matteo Messina Denaro acquisite nell'ambito dell'operazione Andamento, che nel dicembre del 2012 aveva portato all'arresto degli esponenti di vertice del mandamento di Castelvetrano, inserita a vario titolo nella struttura di supporto economico al latitante, al sequestro del patrimonio accumulato per un valore complessivo di 16,5 milioni di euro. Demolita la carreggiata in direzione di Catania del viadotto Imera sulla A19, danneggiata dalla frana del 10 aprile. Un'operazione di ingegneria senza precedenti, utilizzati 250 kg di esplosivo. Ieri pomeriggio, nel rispetto dei tempi programmati, l'ANAS ha proceduto alla demolizione di oltre 200 metri della carreggiata in direzione Catania del viadotto Imera sulla A19, danneggiato da una frana lo scorso 10 aprile. Un'operazione durata pochi secondi, ma che ha richiesto un complesso progetto di messa a punto e di ingegnerizzazione articolato in più fasi. La demolizione controllata tramite esplosioni, insieme al sistema di tiraggio del viadotto, mai realizzato prima in Italia, ha garantito piena sicurezza. Nel complesso sono stati impiegati 250 kg di esplosivo suddiviso in microcariche temporizzate posizionate alla base delle 5 pile del viadotto e programmate per esplodere a poche frazioni di secondo l'una dall'altra. Per consentire la demolizione della carreggiata in direzione Catania senza recare danno al viadotto adiacente in direzione Palermo, i tecnici dell'ANAS insieme all'impresa Mazzei, affidataria dell'appalto, hanno progettato e realizzato un complesso sistema ingegneristico per allontanare circa 200 metri di viadotto interessato dalla demolizione. Adesso dunque via libera la realizzazione del nuovo tratto di viadotto, che sarà in acciaio con 3 campate di grande luce per uno sviluppo complessivo di 270 metri. La campata centrale di luce, 130 metri, consentirà di scavalcare tutta la parte centrale del corpo di frana, mentre le 2 pile e le relative fondazioni posizionate ai margini della frana saranno dimensionate per resistere al complesso
quadro geomorfologico esistente sui versanti. Il progetto esecutivo sarà ultimato entro il giugno 2016 per il successivo appalto dei lavori, della durata di 18 mesi. A Bagheria una festa di bambini di diverse parrocchie cittadine per festeggiare il Natale. Il nostro incontro con tanti bambini, i bambini di diverse parrocchie, non soltanto di una singola parrocchia, perché è bello condividere proprio la gioia di tanti bambini e la conoscenza anche tra di loro, perché magari sono fuori magari dal resto di certe gioie, di certe condivisioni. Invece qui si stanno proprio divertendo tutti insieme, stanno passando dei momenti veramente gioiosi e noi insieme a loro, perché torniamo a essere bambini quando vediamo il sorriso splendido di queste piccole, di questi piccoli monelli fra virgolette. È importante essere vicini, soprattutto in questo periodo, in questi momenti con il quale parte Natale, ma il discorso della crisi ci porta a certe condizioni, a certte cose. Quindi essere, cercare di aiutare qualcuno che ha bisogno e quindi mettersi a disposizione è una cosa che si fa con tutto il cuore. Poi vedendo questi bambini oggi in questi eventi, che sono felici anche noi e siamo altrettanto felici. Il messaggio più importante non è solo questo, ma far capire a tutti che dobbiamo radunarci insieme sempre, 12 mesi, di avere carità sociale per chi ha più bisogno. Giovedì 24 dicembre, dopo la mancata approvazione del DPF, l'Assemblea regionale si concede 5 giorni di vacanza. I deputati torneranno al lavoro martedì. L'Assemblea regionale siciliana si concede una pausa natalizia di 5 giorni. Dopo la mancata approvazione del DPF, i deputati di Sala d'Ercole si premiano con l'allungamento delle vacanze di Natale. Sarebbero infatti dovuti rientrare al lavoro lunedì per affrontare l'avvio della sessione di bilancio in commissione, ma, saltato il documento, hanno deciso di prendersi un giorno in più. Ed ecco dunque il calendario dei lavori che probabilmente sarà deliberato dalla conferenza dei capigruppo. Martedì 29, non più lunedì alle 14, si riunisce la conferenza dei capigruppo per stabilire l'ordine dei lavori della sessione di bilancio. Alle 16 invece si riunisce l'Aula che voterà il nuovo ordine del giorno, recependo come raccomandazioni al Governo tutte le richieste che non sono state soddisfatte nel DPF. L'Aula poi metterà mano al documento triennale e dovrà approvare anche l'assestamento di bilancio per il 2015, senza il quale è impossibile andare avanti e pensare al 2016. In discussione ci sono, con i lavori avviati ieri, il disegno di legge che stanzia 2,5 milioni di euro per salvare la società Riscossione Sicilia, che si trova in una situazione debitoria difficile, e il disegno di legge che stanzia le risorse necessarie per poter firmare l'accordo di programma quadro con Trenitalia. A Natale i palermitani certamente non vogliono rinunciare alle tradizioni gastronomiche, ma quanto sono preparati in tema di religione? Ecco il nostro sondaggio. Natale, si può rinunciare alla cassata a favore del pan dolce? No, perché noi siamo siciliani e amiamo la cassata per Natale. Anno e giorno di nascita di Gesù? No, l'anno ne aveva 33, la nascita non mi ricordo. Lei a Natale rinuncerebbe a una cassata per il pan dolce? Veramente a me le cassate non piacciono, quindi sì. Anno e giorno di nascita di Gesù? Non lo so, 33 anni aveva quando è morto, quindi dovremmo fare il conto. Ufficialmente 0, 25 dicembre, ma in realtà si sa che non è così. È stato, mi pare, un 4-5 anni prima. Anno di nascita, 18 giorni prima della morte, l'anno non me lo ricordo. 33 anni aveva Gesù Cristo. Mi dispiace, non lo so. 25 dicembre è nato Gesù, non lo so, giusto. 25 dicembre, 1900, 1000. Anno zero. E Gesù è nato 2015 anni fa. 2015. Il 24 dicembre dello zero. A Natale si può rinunciare a un dolce tipico, magari alla cassata, per il pan dolce? Assolutamente no. La cassata è per noi siciliani, per noi palermitani, la tradizione proprio palermitana. Quindi non si può assolutamente rinunciare. Perché rinunciando, mancando quella sulla tavola, non è Natale.
La 18ª edizione del presepe vivente di Sutera, oltre a continuare a fregiarsi del titolo di presepe più ecologico d'Italia, quest'anno diventa anche social. Infatti il comune di Sutera e l'associazione Camicos, grazie al contributo organizzativo della 1-1 differenziata, ha indetto l'evento concorso Test and Win. Fatti un selfie e vinci Sutera. Il presepe vivente di Sutera ormai è arrivato alla sua 18ª edizione, rappresenta la natività in uno dei quartieri, forse anzi il quartiere più antico di Sutera, il Rabato, da qualche anno e precisamente dal 2013 insignito anche del titolo di uno dei borghi più belli d'Italia. Lungo le viuzze proprio di questo quartiere vengono vissuti i vestieri dei primi del Novecento. Naturalmente rappresenta la natività, perché tengo a precisarlo, perché è un momento religioso, anche se ambientato in un quartiere in cui suoni e odori ci riportano naturalmente ai primi del Novecento. Lungo il percorso si ha anche la possibilità di assistere e ascoltare anche l'ultimo cantastorie di Sicilia, il nostro poeta di Sutera, Nonò Salamone, che allieterà tutte le serate con i canti tradizionali locali. Assieme ai canti, ai suoni, gli odori, perché lungo il percorso i visitatori avranno possibilità di degustare cibi degli anni passati, le cecere, o pane conzato, la ricotta e quant'altro, l'uovo sodo, ecco, e quant'altro viene offerto lungo il percorso. Quest'anno, così come negli altri anni, il presepe vivente di Sutera continua ad essere il presepe ecologico per eccellenza. Difatti noi lungo le postazioni, vicino alle postazioni delle degustazioni, viene fatta ancora anche lì la differenziata. E praticamente sarà cura nostra di separare, ecco, la parte dell'umido che rimane nelle varie degustazioni da quella parte che è la plastica, che sono i contenitori dove noi... Allora, la novità di quest'anno è un concorso, anche noi partecipiamo, visto ormai tutto il mondo tecnologico, informatico, anche Sutera, il presepe Sutera si adegua e quindi quest'anno partecipiamo al concorso Fatti un e vinci Sutera, cioè praticamente si ha la possibilità di vincere 7 soggiorni a Sutera assieme ad altri tantissimi premi che sono dei biglietti omaggi per il prossimo anno, delle degustazioni particolari, insomma dei momenti da vivere naturalmente sempre a Sutera. È tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni.